Abbiamo fatto un acquisto, abbiamo avuto un surplus di verdure, di ortaggi per quest'estate, pomodori, zucchine e quant'altro. E quindi, oltre a trasformare, ad esempio, i pomodori in conserva e congelarli in mille modi diversi, abbiamo acquistato il babele della Melchioni. Lo trovate su Amazon, è quello che costa meno, costa circa 45 euro spedito a casa. E questo ci ha un po' invogliato ad acquistarlo rispetto ad altri modelli, dove il costo è notevolmente superiore. Lo abbiamo utilizzato già 2 o 3 volte e adesso vi spiego un po' come funziona, cos'è, a cosa serve e poi vediamo i risultati finali tutti insieme. Ci vediamo dopo la sigla. Rieccoci sul canale, questo è un essiccatore ad aria calda, funziona a corrente, consuma circa 250 watt l'ora, non è poco, non è per niente economico da utilizzare per lunghi periodi, anche perché i tempi di essiccazione sono abbastanza lunghi, parliamo di molte ore, però se avete la fortuna di avere un impianto fotovoltaico, utilizzandolo dal mattino alla sera, si ammortizza parecchio il costo finale di corrente e si possono avere veramente dei prodotti eccezionali. Allora, in questo video vi faccio vedere un po' l'essiccazione di pomodori. Questi sono dei pomodori che io ho maltrattato, ho tagliato malamente perché ho estratto i semi, non li volevo buttare, ci potevo fare una bruschetta e vi faccio vedere come si essiccano. Da quest'altra parte ho preparato una miriade di pomodorini, essiccheremo anche questi e poi sul dopo essiccazione lascio a voi libera interpretazione perché ci sono mille modi poi per conservarli in un vasetto di vetro al buio oppure come piace a me ci sono alcune ricette, si possono poi mettere nell'olio e bollire nell'olio per sterilizzare vasetto e contenuto, si possono mettere nell'aceto una volta secchi per 30 minuti, asciugare e poi di nuovo mettere nell'olio, bollire. Io su questo non mi pronuncio, a voi la scelta. Io vi faccio vedere soltanto come si essiccano e il risultato finale. Quindi questo vale ovviamente per i pomodori, ma vale anche per tutti i tipi di verdure, per la frutta. Noi abbiamo fatto le mele, si possono fare le pesche, le albicocche, tutto ciò che c'è in più in casa, per non buttarlo o per non congelarlo, si può essiccare. Abbiamo il libretto di istruzioni con tutte le tabelle di essiccazione, ad esempio per i pomodori 8-24 ore e la temperatura da impostare è di circa 50-65 gradi. Quindi noi faremo circa 12 ore a 60 gradi e poi vediamo com'è. Non è detto che siano pronti perché dipende ovviamente dal taglio, dipende da quanti ne mettiamo. È indicativa come tabella, bisogna poi valutare volta per volta lo stato se continuare a essiccare o spegnere. La differenza sostanziale tra questa macchina, che come vi dicevo costa 45 euro, e quelle un pochino più costose è nella presenza anche del timer, delle temperature diverse. Questa non ha timer, va avanti all'infinito, bisogna metterci noi una sveglia e spegnere quando è il momento. Però il costo secondo me ne vale la pena. Intanto prima di iniziare vediamo un attimino la macchina. Sembra più piccola dal sito, vi dico la verità, ma non è piccola per niente, 33 centimetri di diametro è grossa, per circa 25 centimetri di altezza, 26 centimetri, quindi se avete poco spazio è difficile da utilizzare, ve lo dico subito. Come si riempiono i cestelli? Li possiamo usare tutti o soltanto in parte? Si cominciano a riempire dal fondo e semplicemente si mettono i pomodori. Allora il cibo che mettiamo nella parte bassa si asciugherà prima di quelli della parte alta. Quindi il produttore consiglia, in caso di asciugatura non omogenea, di invertire i piani a un certo punto e far asciugare un po' tutto in modo omogeneo. Per questo ci vorrà veramente molto per asciugare perché sono grossi, come vi dicevo, li ho tagliati malamente. Questi invece sono più piccolini, sono più omogenei. Ora, come si mettono è indifferente, sopra, sotto è uguale. Il principio di funzionamento è molto semplice: un flusso d'aria calda continuo parte dal basso, fa tutti i ripiani, sale e poi alla fine esce fuori dalla parte superiore. Il vantaggio di utilizzare l'essiccazione, se non volete utilizzare quella naturale, ovviamente quella al sole, che è la cosa migliore, ecco, è gratis. Lì però bisogna fare attenzione ai moscerini, agli maletti, bisogna coprire un attimino con delle reti antinsetto, insomma c'è un altro lavoro da fare. Dicevo, il vantaggio dell'essiccazione del cibo è che una volta portato via tutta l'acqua, il cibo dura molto più a lungo, si evitano le muffe e può essere conservato in barattoli, sott'olio, sott'aceto, in modo un pochino più efficiente. Siccome l'abbiamo già utilizzato per un po' di volte, come vi dicevo,
ci siamo accorti che è difficile da pulire, i ripiani sono un po' difficili, un po' ostici, ve lo dico subito. Noi li abbiamo lavati a mano come prescrive il produttore, non l'abbiamo provato in lavastoviglie, ma ci proverò prossimamente, perché a mano i rimasugli del cibo si infilano qui dentro la griglia e poi è veramente difficile poi da pulire. Un'altra cosa da notare è che i ripiani sono fatti di plastica molto sottile, quindi bisogna maneggiarli con cura. Perché leggevo alcuni commenti su Amazon e uno dei difetti di questo prodotto è proprio lo spessore ridotto dei ripiani. Non so se ci sono ripiani di ricambio da acquistare sul sito del produttore, che vi ricordo il Melchioni è una ditta italiana, però vedendo le recensioni su Amazon è quello che mi ha un po' spinto a comprarlo, è molto ben quotato, su un massimo di 5 a 4.4 di valutazione ed è molto alto e sono migliaia di recensioni che ne parlano soltanto bene. Qualcuno ovviamente non si è trovato bene, ma nella massa molto quotato, molto ben visto come prodotto. Va da sé che più roba metto da essiccare e più tempo ci vuole. Tutto ciò che va essiccato va prima pulito bene, va lavato sotto l'acqua. Tra un po' lo accendiamo e vi faccio sentire un po' il rumore che fa, così vi regolate anche su dove e come posizionarlo in casa eventualmente. Ora, dal momento che non l'ho fatto vedere fino adesso perché semplicemente me ne sono dimenticato, ma siamo perfettamente in tempo per farlo, sopra i pomodori ci va il sale. Adesso piano piano finisco qui, di sicuro non mi rimetto di fare il video perché ho dimenticato il sale. Faremo un'altra operazione, voi mettetelo prima. Il sale aiuta ovviamente nella fase di essiccazione, aiuta ad asciugare i liquidi. Allora, noi i primi pomodori che abbiamo fatto li abbiamo fatti senza sale e sono venuti buonissimo ugualmente. Poi voi scegliete come farli. Io vi parlo della ricetta classica che prevede il sale, ce l'abbiamo fatta lo stesso. Da qui impostiamo la temperatura. In questo caso abbiamo detto 60 gradi e accendiamo. Mettiamo il coperchio, ci segniamo l'orario e torniamo a vedere il risultato tra 6-7 ore, giusto per capire a che punto siamo con l'essiccazione e i parametri che possiamo aggiustare. Vi ricordo che non ha il timer, quindi segnatevi l'orario, perché altrimenti poi si bruciano, è un peccato. 250 watt, allora, io ho controllato perché l'ho collegato in orario serale alla power station che ho, quella da 1 kW, e in effetti sul display mi segnava esattamente 230 watt di consumo, come vi dicevo non è poco. Io di sera ho 4 ore di autonomia con la full sent da 1 kW e mi salvo così. Il giorno dopo che ho il sole la ricarico dalla presa di corrente. Mi rendo conto che se dovete tenerlo acceso giorno e notte non sono pochi con quello che costa la corrente, però sappiate che esiste anche questo prodotto e che fa veramente bene il suo lavoro. Tornando un po' al metodo di funzionamento, l'aria calda si produce da sotto, sale, fa tutti i ripiani ed esce poi qui dalle feritoie che abbiamo sul coperchio. Bene, ci rivediamo a fine essiccazione e poi tiriamo le somme, vedrete che spettacolo che verrà fuori. Allora, come vi accennavo, la sera che non ho il sole la collego alla mia power station, ecco qui, qui abbiamo i consumi in tempo reale. Ora l'essiccatore, vedete, passa da 230 watt a 10-14 watt perché fa acceso spento, non è continuo, quindi in realtà non sono 250 watt in un'ora, è un po' di meno. Ecco, vedete, in questo istante lui si è spento, 14 watt e poi riparte. Questa è la full sent, la power station cui ho pubblicato il video qualche tempo fa e la utilizzo per queste cose qui, quindi il giorno la ricarico col sole e la sera la utilizzo per i miei dispositivi. Cominciano a seccarsi soprattutto quelli più piccolini. Ci rivediamo fra qualche ora, vediamo come va. Sono passate circa 10 ore di essiccazione. Vediamo un po', io ho già dato un'occhiata. Quelli più grandi necessitano ancora di essiccazione. Quelli più piccoli invece, ecco qua, guardate, quello più piccolo, ci siamo quasi. Quindi secondo me occorrono ancora 4-5 ore. Però vediamo il piatto sotto, l'ultimo, che era quello che aveva i pezzi più grandi. Ecco qui. Guardate, vedete, come vi dicevo all'inizio, i piatti inferiori sono quelli che hanno più calore a disposizione e sono completamente pronti, quindi questi li possiamo togliere. Tolgo direttamente il piatto, questo è il penultimo, quelli che ancora non sono pronti semplicemente li sposto, questi vanno tutti abbastanza bene e a questo li faccio fare ancora un giro. Allora inverto i piatti, perfetto, quindi quello che era in cima
finisce sotto. Quello invece che era basso basso l'ho tolto direttamente. Perfetto, ci rivediamo fra 4-5 ore e vediamo come va. Sono passate altre 3 ore, sempre a 60 gradi, non ho toccato quello. Allora, vediamo un po'. Guardate che meraviglia. Qua, scusate, parlo mentre assaggio. Qualcuno di questi ancora deve fare l'essiccazione, li devo girare ancora, quindi io penso ancora una mezz'oretta, un'ora al massimo, ma il grosso è fatto. Sono completamente essiccati, voi non potete sentire il gusto, diciamo ce n'è soltanto uno, ma non lo accendo più per uno o due pezzi. Guardate qui, ecco, quelli che sono rimasti uniti ovviamente non si sono asciugati, questi poi li scarto, non vale la pena spendere altri soldi in corrente per 4-5 pezzi, insomma li tolgo, buonanotte. Ecco, vedete, questi un pochino più grandi, ma tutto il resto, guardate che meraviglia. Molto bene, sono contento. Allora, adesso il prossimo step sarà quello di fare dei peperoncini. Li potevo già aggiungere adesso, mentre facevo una cosa facevo anche l'altra, ma dovrò fare della frutta e quindi farò poi i peperoncini e con quelli secchi farò poi l'olio piccante. A questo punto lascio a voi, come ho detto all'inizio del video, l'onere di vedere come conservare al meglio i pomodori essiccati. Noi personalmente seguiremo la ricetta dei 30 minuti in aceto, poi olio e bolliti, e quindi verranno sott'olio, però ce ne sono un sacco, quindi scegliete voi quella che più vi piace. Se avete questa esigenza, che avete un surplus di verdure, di frutta, e lo volete conservare anche in questo modo qui, tolto il sole, ci è rimasto solo questo come metodo per essiccarli. Come vi dicevo, questo è l'essiccatore che costa di meno, 44-45 euro. A salire ce ne sono un sacco di modelli, di tipologie, di potenze diverse. Questo è un 250 watt, mi sto trovando bene, l'unica cosa è appunto mettere un timer e venire a vedere ogni tanto lo stato di essiccazione. Per il resto ve lo consiglio perché costa poco e ha una buona resa. Attenzione solo ai vassoi, che sono di plastica molto delicata, e la pulizia è un po' problematica. Devo provare in lavastoviglie, magari se provate voi scrivetemelo nei commenti. È tutto per questo video, è stato un video un po' insolito, però è legato sempre alla cultura della campagna, alla cultura del conservare il cibo che abbiamo in surplus in alcuni periodi dell'anno. Quando è raccolto bisogna portarlo via con la carriola, è un buon segno e sicuramente vuol dire che le cose stanno andando abbastanza bene. Sono veramente contento perché abbiamo una gran ricchezza. Ad esempio penso a tutte le zucchine e i pomodori che si fanno in tempi abbastanza ristretti. Tra un po' avremo poi cavolfiori, cavoli, cappucce e quant'altro. Proveremo anche in quell'occasione e vedere come funziona. Vi auguro una buona giornata, condividete il video, lasciate un like se vi fa piacere, iscrivetevi al canale, non vi costa nulla, però vi arrivano poi le notifiche se cliccate sulla campanella. E a me fa molto piacere, facciamo crescere un po' questa community, datemi una mano. Io cerco di fare dei contenuti nel mio piccolo molto molto semplici, io sono fatto così, e vi trasmetto questa semplicità e questo mio modo di affrontare e vivere la campagna. Spero che questo possiate apprezzarlo. Vi auguro una buona giornata.